Monica Tognetti, oggi in Piazza Castello a Milano per questo presidio a difesa della salute pubblica. Tu sei infermiera presso uno dei più grossi centri sanitari, il San Paolo di Milano. Come vedete dall'interno la situazione della sanità pubblica? In dismissione, è una situazione in dismissione dove c'è proprio la volontà di chiudere quello che è l'assistenza pubblica affidata al pubblico, con un aumento dell'esternalizzazione di tutti i servizi che abbiamo combattuto in questi anni e siamo riusciti a limitarli, ma adesso non ci sono più le sponde per potersi da cui aggrapparsi per poter evitare questa cosa, e si va sempre più verso la chiusura del pubblico a favore di un privato che sì, è vero che fa un servizio sanitario convenzionato per cui ti fa la prestazione pubblica, ma con una logica di privato. Come si sta infilando il privato nel servizio pubblico? Cioè voi ci avete direttamente a che fare o sono due mondi a parte? Allora, il privato innanzitutto c'è un'esternalizzazione dei servizi. Prova a fare un esempio. Ormai da anni noi abbiamo le cooperative che intervengono con la gestione del facchinaggio, pulizie e quello che avevamo combattuto anni fa, che era l'inserimento di infermieri piuttosto che altro personale non direttamente assunto attraverso bandi, ma integrato con o cooperative o con contratti di libera professione, adesso si sta verificando, per cui pian pianino stanno riducendo le assunzioni inserendo la libera professione, che alla quale affidano la soluzione della riduzione delle liste d'attesa e applicano assolutamente questa logica. Cosa significa medico a gettone? Medico a gettone è un medico che viene chiamato all'occorrenza a coprire in caso di emergenza, anche pianificato, con a quote molto elevate, e che fa turni anche di 24 ore continuative, chiaramente portandosi a casa un sacco di soldi, ma anche loro dicendo con poca qualità di servizio e con stress. Però d'altra parte, quando vengono assunti anche attraverso bandi, vengono inseriti in turni disastrosi, senza possibilità a volte di poter effettuare la loro professione anche nel migliore dei modi, perché vengono anche proprio limitati nelle loro procedure, perché devono ridurre alcune procedure che possono prevedere la perdita di tempo, quella dichiarata perdita, cioè considerata perdita di tempo, perché ci si dedica al paziente e non solo per prestazione, ma anche in tutta la sua continuità di cura, di diagnosi e cura. Lavori da parecchi anni, come è peggiorata la vostra condizione di infermieri nelle strutture pubbliche? Allora, la nostra condizione è sempre stata un po' precaria. Diciamo che prima c'era molta più considerazione e adesso sei sempre sotto ricatto. Se cerchi di trovare delle soluzioni per quanto riguarda nel nostro caso l'assistenza, che vadano a beneficio del paziente, perché noi siamo sia operatori ma anche utenti, per cui ci si mette sempre anche dall'altra parte, viene isolato, perché non è questo mai più il fine della sanità. Il fine della sanità è fare prestazioni. Prestazioni per avere, ovviamente ormai anche il pubblico è diventato un'azienda, per cui più prestazioni fai, più soldi prendi, più budget hai e più poi non viene reinvestito spesso in quello che è l'assistenza, ma viene reinvestito in altro che non riguarda l'utenza e la cittadinanza. Credi che una raccolta firme, quella che si sta lanciando in questi giorni, la Lombardia Sicura, possa essere sostenuta sostanzialmente con forza dall'interno degli ospedali e delle strutture pubbliche sanitarie? Allora, sì, dovrebbe essere proposta però all'interno delle aziende, perché purtroppo a me sembra una cosa che non arrivi troppo, cioè non è troppo abbastanza sufficientemente visibile alla cittadinanza e non so quanti sono al corrente di questa iniziativa. Probabilmente all'interno delle strutture pubbliche, un banchetto,
potrebbe essere utile perché lì circola la popolazione che utilizza la sanità. Potrebbe essere più sensibilizzata. Due ultime domande. Una, come San Paolo e San Carlo, un po' di tempo fa sembrava potessero chiudervi per far nascere un terzo ospedale che di fatto avrebbe avuto molti meno posti letto, quindi una cosa assurda. È sparita questo rischio o no? Allora, sembra di sì e bisogna dire grazie malgrado il Covid. Perché la cosa era già partita e nonostante tutte le proteste della cittadinanza che assolutamente non volevano rinunciare ad ospedali pubblici grandi e anche strutturati in onore di un ulteriore privato convenzionato con logiche privatistiche ovviamente e scoprendo oltretutto il territorio. Cosa se ne farà del San Paolo e del San Carlo? L'ho detto all'inizio, sono in dismissione, adesso poi ci saranno dove c'è questo progetto degli ospedali ad alta e bassa intensità di cura, il San Paolo dovrebbe diventare a bassa, il San Carlo ad alta intensità di cura, cosa vuol dire, cosa ne vorranno fare? Nessuno lo sa, nessuno informa nessuno, neanche gli addetti ai lavori. Prima nel suo intervento Vittorio Agnoletto ha dato dei numeri, se non sbaglio 180.000 del personale sanitario che è emigrato per cercare condizioni migliori. Ti sembra davvero una situazione di questo genere? Ma la gente, quei pochi bandi che vengono fatti, alla quale la gente partecipa e che vengono anche vinti, e poi vengono abbandonati. Per cui probabilmente chi entra come un nuovo professionista all'interno di queste strutture trova una condizione inaccettabile. E un'ultima domanda, quanta è la rabbia nella vostra categoria dopo quello in cui durante il Covid hanno tessuto le vostre lodi come foste i salvatori della patria? Guarda, io ho sempre odiato quando ci chiamavano eroi, perché non siamo eroi, siamo dei professionisti che abbiamo sempre chiesto di lavorare in condizioni dignitose e con soddisfazione anche.